Legambiente Caltanissetta, LIPU, WWF Sicilia e Italia Nostra, mercoledì pomeriggio hanno organizzato un sit-in vicino al Marco Tomaselli in difesa degli alberi. Le associazioni sono d'accordo alla creazione della pista ciclabile, ma non a discapito del viale alberato di Viale Stefano Cantura e Pian del Lago, e chiedono di non abbatterli durante la realizzazione della pista ciclabile. Il sit-in è stato un momento utile, tra l'altro erano presenti i diversi attori in campo, l'amministrazione, ma c'erano anche i residenti, c'eravamo noi come associazione ambientalista e poi i cittadini. È stato utile vedere, dando lo stato di fatto, quindi il danno un poco che è stato realizzato. Abbiamo verificato che alcuni alberi di alto fusto sono stati per fortuna salvati e che, seguendo un'indicazione nostra, l'amministrazione ha segnato col colore rosso gli alberi da salvaguardare lungo, diciamo, il margine della strada. Quelli all'interno del canalone invece sono stati rimossi, molti sono stati rimossi. Ma la cosa importante va al di là di questo, è il fatto che abbiamo fatto capire che al di là delle compensazioni più o meno previste, intanto si tratta di, almeno da progetto, di 190 alberi da tagliare, al contrario di quello che si dice di 20, 30, da progetto c'è scritto 190, è vero che non saranno tutti alberi ad alto fusto, saranno anche rovi, saranno alberelli che sono nati dentro il canalone e quant'altro. Però la cosa importante appunto è che c'è stato un confronto, che si è capito che noi al di là delle compensazioni ci teniamo a salvaguardare quanto più possibile gli alberi che sono alberi secolari. In questo sit-in ancora una volta è emersa la preoccupazione non solo di noi associazioni, ma chiaramente di tanti cittadini per il rischio della perdita di tanto verde e tanto ossigeno in questa città. Abbiamo ribadito come associazione la richiesta all'amministrazione di limitare il più possibile il sacrificio di questi alberi, anche perché ormai il progetto è esecutivo. Non siamo stati coinvolti negli anni passati per la realizzazione di questo progetto, avremmo potuto proporre lì in quella sede altre soluzioni. Adesso purtroppo ci troviamo di fronte a scelte già fatte, quindi quantomeno sacrificare il meno alberi possibile e soprattutto garanzie forti sul reimpianto di nuove essenze di nuovi alberi. Ritengo questo sistema molto proficuo perché è chiaro che si sono contrapposto, perlomeno hanno dialogato le varie parti che rappresentano un po' gli interessi sul territorio, gli interessi ambientali, gli interessi dei residenti e io che rappresento appunto l'amministrazione. È volontà di tutti e io mi farò portatore proprio di questa richiesta, quella di redigere un preciso e attento piano per quanto riguarda le opere compensative, le opere di compensazione per questa opera. Io già la prossima settimana mi attiverò coinvolgendo anche appunto le associazioni ambientaliste affinché l'ufficio tecnico possa redigere un progetto che soddisfi tutti i portatori di interesse.